Non so veramente cosa aspettarmi. Difficoltà. Bella la curva che diventa sempre più enorme. Ciao, difficile, eh? Ciao Dario. Sapevi che il cantante della Host è morto poche settimane fa? No, non lo sapevo. Doveva suonare a novembre in Italia. Merda. Mi dispiace. Ci ha piccato per i fan. Oddio. Le analisi statistiche indicano che l'abilità Dooms varia a seconda della data di nascita chi in affetto. Ok. Questa è la Kojimata. Sono stati osservati livelli maggiori di abilità Dooms nelle persone nate sotto considerazione cancro, pesce, balena, delfino, orione. Ok. Astalueto, Angelo Taberni, Palma, Scratch 300, People, Scient, Gullit, Mark, Bando Pando e Dudi. Grazie a tutti. Boia. Bellissimo. Molto bello. Ovunque vi fosse le persone là si trova anche la corda e il bastone. La Nawa di Kobo Aue. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Il Big Bang. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Alla Akira, quindi. Un second impact. Figo. Almeno è stato diretto, per bellissima Lost, diretto, preciso, si parte. Uri ha donato 100 pippoli. Questo gioco mi ha salvato della depressione durante pandemia. Sono felicissima che tu lo stia giocando. Ah, madonna. Grazie, dici Gold e il Sandy che è Asap Noe. Mi piace anche questo sussintino sotto, senti, senti. Sto passetto, molto figo. Che bella questa, sembra la Scozia. Queste sono, queste onde sono le onde della difficoltà che ho visto prima e nel menu. Come fluido, bello. Refna addirittura. Ci ha messo tutti. Frewifi sottolineatura 33 ha donato 100 euro. L'ho divorato quando ho avuto il Covid. Ora ho la febbre ma tocca a te. Vai ragazzo e godi. È un segnale. Grazie Bardosauro e Tacchini e Ross. Corvi, ok. Oddio, cos'è? Sembra la runa di Elden Ring. Che c'è? Pioggia acida, che è? Guarda, l'hanno cagato in testa. La saetta runica, bravo. Ciao, sono Davide 88, ha donato 100 pitoni. È letteralmente l'Islanda. Anche il gruppo che fa le hoste islandese è loro, okay. Potentissimo. Ci sta. Boia! Che sta... Aia! Qualcuno ce la fa, qualcun altro no, purtroppo.
Madonna, che cazzo è? Aia! Ma questa li fa invecchiare di colpo, li ossida, che è? Ha imitato il cervo. Quei ritmi sono quelli di Kojima, ragazzi, ma si entra già nel vivo, cioè ci ha già messo 700 cose diverse. No, 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 no. Oh, fantastico. Oh, cazzo. Ah, si inizia subito? Allora, si salta così, ok? Cos'è questa cosa? Afferra con mano sinistra, afferra con mano destra. Il peso? Ah, la devo tenere premuto. Ottieni carico. Ok. Premi per analizzare. Wow! È meglio in spalla, va. Oddio, le impronte! Merda! Il salto è molto realistico in realtà. E ma in culo. Carico smarrito. Oh, fermo, fermo! Confezioni di reazioni. Peso sempre di più. Carico perduto. A volte ti capiterà di trovare carico abbandonato e sparsi in giro. Porti alla destinazione in buone condizioni. Diventerai sempre più famoso. Famoso. Borraccia. Minchia, che bello il menu. Contiene la bevanda che ripristina il vigore. La Bridges Energy. La cronopioggia o altra... Ah! Quindi questa pioggia tipo acida è cronopioggia. O altra acqua che entra in contatto con la borraccia viene assorbita. Filtrata e mescolata con... Ah, quindi te basta che tiri su tipo la borraccia, assorbi la cronopioggia e viene filtrata. Quindi, ok, si può filtrare sta cronopioggia. La borraccia è stata inoltre trattata con una tecnologia antigelo. Ricorda che non puoi bere dalla borraccia se stai trasportando un carico con la mano sinistra. Abbi... Cioè, puoi pisciare? Abbi rispetto per gli altri e fai i tuoi bisogni lontano dalla gente e dalle proprietà altrui. Per ora ne ho 1 millilitro, non è tantissimo. Oh... La posso liberarmi dalla pioggia. Bello il doppiatore sotto come nel primo Metal Gear. Grazie Simone, grazie Lord Barpine e Fantozzi su Re di Palle. Che bello dargli questo merito. Oh, è macolato ed è distrutto. Piano di ma... No, cosa sono? Sembravano mani. Occhio... La cronopioggia. Cioè, la barba è super realistica, cioè. Minchia. Ma cosa sono quelle robe? Una umani appoggiata. Sono le mani che si appoggiavano sul terreno. Ecco, appunto.
però fanno crescere l'erba, cioè danno la vita a queste mani. Cazzo, avrei detto il contrario. Paura. Oh oh, carico. Ma fanno paurissima questi lobi. Ma guarda la sabbia, che bellezza. Senti la musica. Ah, le piante crescono e poi muoiono, tipo. Sembra una roba alla Tarkovsky, cazzo, alla Stalker. Così si pronuncia una Spectre Storm. Stalker, non Stalker. È Stalker il film di Tarkovsky. Non è che si pronuncia così, mago. Quattro esseri assurdi. Ecco il mio preferito di Tarkovsky. Ora aumenterò un po' la luminosità, ragazzi. Porter, il prologo. Lo guardano quasi commossi. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere. Oddio, guarda la cicatrice. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione, ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Hai doppiaggio, te? Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. Quindi c'è qualcuno che può vederle, queste ombre, e sentirle? L'uomo delle consegne. Dipende dal livello, livello estinzione, che vuol dire? Oh, oh. Vediamo, vediamo. Grazie Finestra, Vanello TV, No Kairos e Coleras. Lo vuoi? Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Criptobionte. Ti va di lavorare per me? Deve essere dura lavorare da solo. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori.
siamo rimasti in pochi ormai, in pochi a essere onesti. E per giunta... anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. C'è il corpo vecchio, forse l'ha presa la pioggia. Io faccio consegne. L'ha fatta invecchiare come... Crono pioggia, forse l'ha fatta invecchiare. Corriere sia Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Stai andando in città? Bello l'ombrello così. Che figata. Che bella queste cose. Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. Grazie guidante, benvenuto a Erpondu. Ah già, la foto. C'è la chiappa sogni attaccata. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Già anche prima si è teletrasportato, ma come fa? Che bello. Grazie Digge. Comunque le cutscene per le medie di consegna uno più carichi di farmaci intelligenti. Barra emetica e barra di vigore. Barra rossa la barra ematica. Barra vita quando raggiunge. Ok, lo zero se muore. La barra blu in basso la barra di vigore. La volta esaurita i movimenti sempre sulla lenta ed è più difficile mantenere il vita. Bene. Ah, mica anche. Ci scrivono anche le canzoni che partono. Che figo. Vabbè, ho capito. Puoi andare via. Allora aspetta, dove devo andare? Laggiù. Però è dall'altra parte del mondo dove andrebbe a girare. Forse lì riesco ad aggirarlo, guarda. Aia. Ah, così ti fermi, che sennò la rincorsa ti fa scivolare. Che figata. Non sa che non riesco ad aggirarlo. Non c'entra nulla, Riepe. Abbonati comunque, vedo il primary, eh? Sì. Ok. No! Ce l'ho fatta. Che figata! Almeno ho sperimentato anche quello. Vedo della roba lì. Voglio portare 4 però. Occhiali da sole, maschera Ludens. Da sempre preferiti sempre questi occhiali da sole sono stati dati. Quando è venuto l'uomo Ludens, la forma spinge chi li indossa. Non dimenticare l'importanza del divertimento per personalizzare il colore della tua stanza privata. Ma lo scanner perché no? Ok. Eccoli. Yes. Hai raccolto il carico caduto
Ah, ti lasciano i like per farti diventare famoso. Eccoli i farmaci. No, questo era un carico perduto, quindi i farmaci sono diversi. Devo stare attento a queste cose. Devo stare anche attento a correre, che qui correre, ragazzi, può essere devasta. Beh, c'è una città? Ma enorme. Una metropoli praticamente. Ok. Minchia, guarda dove sono i farmaci. Ok, ci provo. Minchia, ma sembra veramente di camminare sul serio. Sembra di esplorare. Sembra di fare trekking sul serio. Devo stare attento. Oh, ce l'ho fatta. Boia, non ce la fa più, poveri. Al massimo posso 100. Avvio stazione. Carico verificato. Grazie. Perdo l'equilibrio con troppo peso addosso. Sottolineature scorda a donato 100 pipponi. Ciao Dario. Mi sono collegato ora. Nuovo gioco? Di che parla? I cazzi. Ci sono quasi, ragazzi. Ah, posso scaricare col triangolo, col cazzo. Ce la faccio. Però è bello che ti devi sforzare te tenendo premuti i dorsali per non fargli perdere l'equilibrio. Vai. Grazie Luigino Pizza e Mascorda, Soberto Saviano, benvenuto, Pietro Lost Della, Pigama, Lollo Mico, Dueto, benvenuto, Provincia Autonoma di Trento. Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Grazie Lilla Lover, Chanfri, God Claudio. La in perfette condizioni. Beh, ci hai fatto aspettare, ma tutto il resto sembra in condizioni perfette, quindi ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Che soddisfazione. Lascia anche la percentuale di danno al carico. 28 like. 120 like per la quantità. Danni medi del carico 0. Buono. Ho preso gli LOS. Oddio, guarda. Vediamo. Oddio, cos'è questo affarino? Che cazzo è questa cippettina qui? Cosa serviva? Vabbè, vedremo. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Jerry. Non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sai dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo. Smaltimento cadaveri. Vieni a dare un'occhiata.
Sei calmo, ci siamo. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. Non l'hanno messo in quarantena? Non era malato. Chi c'è scritto Bridges? Ah, cavolo. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula lì c'è. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Allora perché non bruciarlo qui, questo povero? Toro Bevuto ha donato 100 pippoli. Finalmente vedo giocare questo capolavoro da Tedario che goduria. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Sono tipo le nanomacchine, le Dooms, che è? Grazie, Toro Bevuto. Ci provo, già disperti, un atleta e ciuciu 19. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Ma perché vanno allora smaltiti con tante emergenze cadaveri? Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Cos'è? Un bridge baby, eh? Che è? Ah, il famoso feto. Noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Ogni volta mi fa sentire una merda. E che piange? Colleghi con l'aldilà. Cosa? Sconvolge anche me. Partiamo! Bridge baby. Quanta roba, ma che figata però, che cazzo di... Che bomba ha creato di mondo già. Grazie Riccardo. L'aldilà. Quindi le ombre sono... tipo i Bridge Babies. Era molto diverso quando ero bambino. Cioè comunicano perché sono... Era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli sentiamo? Pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. Che credo la seconda esplosione. Tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati. Ah, allora sono morti, appunto. Sono anime dell'aldilà. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. Bello. Posta fuori l'itino dove i corrieri sono gli eroi. Porca puttana, l'arcobaleno. Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Ah, si trasforma in una di quelle? Tagliare per le CIA. Beh, giusto. Ok. Mobile visuale, ragazzi, cos'è? Cosa guardo? Il cielo grigio o gli scogli? Un attimino. Calmi. Il motore si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. Sam, vedi qualcosa? Tremendo, cazzo.
Questo BB deve essere rotto, non funziona. Sudi. È rotto il bimbo. Oddio, cos'è? Cos'è un raggio? Sono quelle onde, praticamente. Grazie, Anstarz. Comunque sono belle queste tinte horror che gli dà, eh. Poi non so se sarà un horror totale, ma è fighissimo lo stesso. Ai 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 ai. Il cadavere ormai è sfato. Che dolore. Aspetta, sono qui. Non riesco a tirarti fuori. No. Non sento il rumore di questa elichina. Guarda come li capta, guarda. Forse non lo so, forse le macchine non le sentono, sentono solo gli umani. Ecco perché dovevano smantellare il cadavere, guarda. Cioè... ecco perché lo dovevano bruciare. Eccoci, pronti. Cazzo urli e cosa parli? Aiuto! Mi dispiace. Ma che inizio è, ragazzi? Ma è devastante. Scappa!
Il bambino? Eccolo. Eccole le mani sul corpo, guarda. Poi bisogna ancora capire quei tatuaggi, perché ha le manette. Sembra il cazzo la cicatrice di un parto. Malato. Che chissà cos'è. Balene, delfini. Quello della... Ora sono 5. Prima ne avevo visti 4, forse avevo visto male. Oh. Anche prima erano 5, ok. Tanto l'uno c'ha, probabilmente gli hanno rimosso l'ombelico, cioè c'ha. C'ha proprio l'operazione. Forse è connesso al fatto dei feti. Dei cordoni ombelicali. Il London Bridge crollerà. Oh mia signora. Italiano un po' puzza. Oh. Poi non è vero, ma è andato a fanculo. Grazie a Upward, Sgraffignam, Psyche, Gcash, Zicchetta, Persian, Miki, Fidol, Emagrelli, Laz, Akuno e Atina Preghi. Poi è pieno di mostri questo affare, pieno, pieno. Sam è riemerso, ciò significa che può tornare in vita quando viene ucciso facendo ritorno da un luogo noto come l'abisso. Se dovessi finire lì, segui il filo per ricondurre l'anima di Sam al suo corpo e riportarlo in vita. Quindi è questa
Questo è il filo che... Ok. Riemerso. Sono rinato come BB. Oh no. Ai. Quindi i BB sono dei riemersi ed è per quello che ti aiutano con queste ombre, perché sono state nell'aldilà ed ecco perché lui le vede, le sente, perché è un riemerso dall'abisso. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Questa frase è allucinante, comunque. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Si può ragionare anche col proprio cervello. L'ho risposto, infatti, asfaltandolo, perché se lo merita. Quanto cazzo piange il povero Bridget. Dai, ma da quando è tornato il watch party? Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Sta voce la adoro, io te la leggo. Non temere. Oh, eccolo, Guglielmone. Io sono un medico legale, di formazione. Mi chiamo Deadman e ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Io non lo farei se fossi in te. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Ah, sono, ecco, dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges. Per l'umanità è l'unica speranza. Ah, ma quindi ha perso la memoria? Futuro. O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le M-Link. Guarda, guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. Ci credo. I tizi dell'smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Ah. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Bene. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni. E il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti.
non soltanto la smaltimento cadaveri, ma la mia equip, il QG, tutta Redford e ogni anima di Central Knot City. Minchia. Ora la nostra base si trova a Capital Knot City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica. Oh, la cicatrice inquietantissima. Ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli 2 giorni. Che la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Lì è dove è accaduto il tutto, la ricostruzione. Mi dispiace dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Knot? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam. Fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. Sono tutti a piangere così. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ecco la morfina. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Che figata questa roba. Hai davvero intenzione di rifiutare? Il presidente di un'America distrutta, nuclearizzata, post-apocalittica vuole incontrare il più grande fattorino del mondo. Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento. Grazie a WeWay, Strandex, X Rufy, Zenda, benvenuto e Yam. Consegna per Sam Porter Bridges. Portare morfina all'area di isolamento per immediata somministrazione alla presidente. Che figata! Work with care. Comunque il game over alla Metal Gear Solid di prima, bellissimo. Ed è anche bello il fatto che lui faccia un po', no? Lo gnorri con Guillermone per farti spiegare le cose a Guillermone. La mappa con le M-Link. Se non ci sai arrivare, puoi impostare segnali e tracciare percorsi. Il codec. Scopri come funzionano. Oddio. Mi dai un'occhiata a com'è questo mondo, perché... C'è anche una torre laggiù, sarebbe bello andarci. Questi palazzi sembrano tutti... Sono abbandonati, io in costruzione. No,
sono abbandonati, direi. Oddio. Ma guarda che ho fatto... Questa è veramente fatta bene come cosa, ragazzi, eh. Grazie Marco Capriti. Questa è veramente fatta di Cristo come cosa. Cosa stanno costruendo, tipo? Stanno ricreando i quartieri, ma sarà tutto vero o tipo di carton jazz? Central non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Ah, ecco, vedi. Se la presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E la presidente. Anche noi saremmo andati via. Entrance for Bridges only. Ma poi per essere una tela del ragno, però. Comunque c'ha tanto, tanto anche di Eva, però va benissimo, ci mancherebbe. Come dicevo, i parametri vitali mostrano tutti la stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam, sono io, Deadman. Grazie di Machian, grazie di 5 gift, grazie a Crimello. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? L'hai detto prima. La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei. Non mi sembri vestito per l'occasione. Cambiati prima di entrare. Sembra del Toro. Sì, sembra davvero. Minchia, tutta la struttura per curare la presidentessa, presidente, quello che è, sembrano proprio dei link neurali, ve li fai quando torni in vita. Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Ah, ok. Dai, Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci. Dei senza morte che si rivedono così. Ma poi non sì, è proprio allegrissimo per una stampa per morire. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. Sei vestito per l'occasione, comunque. È tua madre, Bridget. Non è molto in sé, ma... sono sicuro che ti riconoscerà. Ma perché non ha memoria su alcune cose, cioè? Ogni volta che torni in vita ti scordi delle cose? Cioè, non riesco a capire. Signora Presidente, ecco qui Sam. Oppure glielo dice perché è uno stronzolo di merda. Vediamo, dai. È tanto inutile farsi domande adesso. Oddio, la Bonino! No, non è lei, ragazzi, scherzo, sembrava. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Mario! Sì, lo so che tu mi odi.
Grazie Sab per il ride. Ciao tesoro. Ho iniziato adesso. Amelie. Grazie Mimo Tidde, benvenuto Silver Green e Foxtech. Grazie. Te lo ricordi che Amelie è andata a Ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. L'umanità non si è arresa comunque. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. 3 anni per arrivare. Insieme. Comunque ci ha scherzato, ma è veramente la Bonino, gli assomiglia un po'. Lei assomiglia. Così l'America tornerà unita. Bah. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Il paese non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Tu... No. Ti prego. Allora sei disposta ad aiutarmi? No, io... È fuori di testa. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Signora Presidente! Oh no! Okay. Dottore, ci serve aiuto! Sì, grazie Charles Blue. Sì, sì, ma ora l'ha recuperato, tranquilli, ragazzi. Lui tiltatissimo. Ah, la tipa di prima. La prima missione. La stiamo perdendo. Comunque veramente, veramente un bel inizio, cioè emozionante, terrorizzante. Pure a me con sta vecchiaccia addosso sarebbe venuta l'aptofobia. Esteticamente meraviglioso, cioè proprio un inizio davvero straordinario. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri... Per quello siamo a posto. Cioè, lo deve smaltire lui? Ragazzi, ma l'hanno detto che la morfina serviva come scusa per incontrare suo figliolo. Ce l'hanno detto prima, eh. Sam, prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi grazie di potermi assumere, come voleva fare lei? Grazie la rififi e fin. Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore. Il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione e non c'è bisogno di un'autopsia.
Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Comunque sta roba è assurda, cioè. Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Ma il corpo della presidente deve essere cremato. La strada da Capital Not City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. Dai, parte dei carichi, ragazzi. Solo a piedi. Non vedo l'ora. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti. Le Dunes. Essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. Può darsi che tirerò bestemmie, anche perché ho visto già attraversare un fiumiciattolo può portarti direttamente alla morte, giù da una cascata, quindi figuriamoci tra le ombre del cazzo, le CA, i dirupi, i fiumi, il peso del carico, il piscio, la merda, cioè diventa veramente complicato. Non so niente, Kirtle, c'è scritto Blade Runner nel titolo, attenzione, Posso dire una cosa? L'hanno detto perché non costruiscono un... perché la non... Presidente Strand non cremano all'interno della città. Ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Toro Bevuto ha donato 400 pippoli. Grazie, Toro. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Possiamo anche provarci, ma dopo? Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam, l'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam. E portare il corpo della presidente. Bridges è sui ponti tra l'aldilà e se la... Se non torniamo a essere uniti, l'umanità non sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Vaga col cadavere di Suma. L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia contaminasse la città. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. E via, si parte. Pronti. Lavorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le M-Link. Ciao. Deadman ti ha istruito sulle M-Link. Usale per vedere se c'è il generatore. Sì, sì, e lo vedo dov'è. Raggiungere l'inceneritore non sarà affatto facile. Studia la mappa da diverse angolazioni per... Ti servirà se non riesci... Per questo ordine... In fin dei conti però spetta a te. Ci sono anche percorsi consigliati. Percorso fluviale. Percorso in piano. Percorso montano. Ma direi percorso in piano, dai. Per prendere confidenza col gameplay, non è che possa andare subito su fiume e su monte. Non che debba ricordartelo, ma ogni minuto è cruciale quando si trasportano cadaveri. Che ansia.
passate 48 ore dall'arresto cardiaco si trasformano in CIA, pronte a farci la festa. Oddio, mamma! Un tartufo, buono! Tio buono sarà duettio! Buono, bianco, ci fa tagliolini dopo, mamma! Mamma, un tartufone! Aspetta! No, bisognerà mia passare di lì, Guarda che c'ho l'urina, vedi che deve pisciare, poveraccio. Piscia un po'. Piscia, dai. Farlo qui sarebbe una pessima idea. Come, perché? Quella torre lì è l'inceneritore? Vedere? Sì, credo proprio di sì. Dai, ma metti sto tragitto, Dario. Secondo me no. Secondo me si può fare senza. È molto più figo senza il tragitto. Molto più realistico, secondo me, senza le cazzo di tracce sotto. Oh, si risveglia la mamma? Si muove la mamma? No! Oh, mi sono cata addosso. Bravo, bravo. Aia. Sam. Bravo, bravissimo. Che figo il percorso così. Ma che cazzo? Cosa? Piscia, dai. Qui puoi pisciare, vieni. Cazzo ti prende, Sam? Che palle, un po' pisciare il personaggio, già di merda. Sì, vabbè, ma tanto solo all'inizio, Michele. Tranquillo, tranquillo, dopo analizzo l'acqua per vedere se è profonda o meno. Oh, dove sarò? Boh, manca ancora un branco. Però buono, perché sta bulcando, sta mettendo un bel po' di polpacci, glutei e cosce, buon Sam. Con la mammina morta. Eccolo lì, inceneritore. Guarda lì lo Stanic. Piattaforma petrolifera. Cosa c'è da raccogliere? Cos'è? Sono tipo mani di cristallo. Serve un dispositivo speciale. Vabbè, alla prossima, vai. Cos'era sta roba? Bello lo scattino. È molto tranquillo è stato il viaggio, in realtà. Mi aspettavo molto peggio. Mi fa male le dita a tenere sta mamma ferma. Dalla poveraccia. Madonna, ma è tutto sfatto. È abbandonato anche questo affare. Sì, si può cremare, vai. Crema. Dario portando in giro per l'Italia box di flashback. Punto esclamativo flashback, ragazzi, per recuperare box, peraltro. Allora. È andata così. Che poi queste robe è appunto. No. La densità chirale nella zona è in rapido aumento. No. Si prevede cronopioggia intensa, devi tornare subito qui. Merda. Sam, brucia l'altro carico prima di andare. Chi è il BB che hanno scartato? Quello malfunzionante? Lo scommette? Cos'è? Eccoci qua. Il 28 è l'unità che era stata assegnata a Igor. Era collegato a te quando ti abbiamo trovato nel cratere. E perché è qui? Ne è stato disposto lo smaltimento. Central Note è andata col nostro quartier generale. Perché quel coso non ha fatto il suo lavoro. È tutto nel registro di Igor. Ma è ancora vivo. Non può essere riparato e non può sopravvivere fuori dalla capsula. Lo so che ti fa pena, ma ormai la decisione è presa. Deve essere eliminato. Il direttore ha dato il via libera. Grazie, Occhio 99.
palesemente se lo tiene, cioè. Ma anche perché secondo me lo vogliono smaltire, non tanto perché c'è stato un malfunzionamento, ma sarà qualcosa di importante, non lo so. Però non lo so, ragazzi, cazzo io. Sì, sì, certo, Fede. Tutti e due al 100%. Il The Last of Us. Sam, le tue condizioni? La densità chirale è in aumento. Condizioni da schifo. Sono circondato. Sarà per via dei cadaveri che non siamo riusciti a portare agli inceneritori. Sei nel loro territorio, purtroppo. Vuoi aspettare che spiova? No. Si avvicinano alla mia posizione. Devo filarmela prima che si accorgano di me. Se uno di quei cosi ti mangia, comparirà una voragine. Tu aspettate, raga, ora vi metto la luminosità un po' più alta. La circostante rimarrà un cratere. Mi è venuta un'idea. Accenditi, stronzetto. Forse è vero che sei difettoso. Bravo. Prenditi. Maremma maiala. Sam, inviamo i percorsi migliori per tornare in città. Scegliene uno, fai di testa tua, ma va via. Ora però sono libero, non ho più il peso. E io mi rifaccio la strada indietro. Devo tenere la stamina alta. Che mi piaceva affrontarle direttamente per capire cosa sono capace di fare. Volevo sbatterci un po' la testa, capito? Per quello. Poi se muoio pace, raga. Ma l'ho sentito. È andato. Che ansia ti mette questa roba! Uso il radar, ma dovrei ricordarmi dove sono. Sì, bene o male. Ho sbagliato percorso, ma... Fisciatina al volo per stemperare la tensione, ragazzi. Perfetto. Oh,
Ok ragazzi, siamo scesi. Siamo riusciti a scendere. Il più forte, Sam. Cazzo, che bello è stato buttarsi un po' nel casino per sperimentare. Volevo vedere cosa cazzo succedeva. Fighissimo, non sono rimasto deluso. Però che paura fanno. Più che altro è ganzo il come fai a schivarle basandosi su quello scanner. Figo. Dai, è andata. Bravissimo, Sam, il più forte. Poi la discesa dal monte, io ci credevo tanto quando ho visto la scarpata del crepaccione. È un miracolo che siate riusciti a tornare. Se qualcuno dotato di Dooms si collega a un BP, sentimenti e ricordi provocano un feedback come quello... Ah, ecco. Paure e stress vengono amplificati. E così si rischia di finire in un posto da cui non si può più fare ritorno. Mi dispiace, ma quel BP è stato usato oltre ogni limite. Smaltirlo è l'unica opzione. Datti una ripulita e vai nell'ufficio della presidente. Dobbiamo parlare. La bolla a cuore, se vuol dire. Sam, te l'avevo detto che le Dooms e i BB erano una combinazione pericolosa. Ah, forse è necessaria una doccia. Sei ancora coperto di chiralium. Non voglio che la presidente ti veda così. Di che diavolo parli? È morta. Sei arrabbiato. È per via di BB-28? Va a farti fottere, non sono il tuo fattorino. Beh, ad ogni modo direi che il BB ti deve la vita. No, siamo noi che gliela dobbiamo, te incluso. Come vuoi. Me ne prenderò cura io. Porgi i miei saluti alla presidente. Sì, sì, la madonna fa il culo, BB. Potrebbe essere tornata, ragazzi, la presidente, non lo so. Grazie, Alcovic, Zeta Cigus, Aronga, Mazz, Luca Franceschini e Mike, buongiorno. Alla spiaggia? Ah, ecco la chiappa sogni. È una chiappa sogni. Ok. Vabbè, la presidente era giovane. Portalo quando dormi e io terrò lontani gli incubi. Io sarò sempre accanto a te. Quanti episodi ci sono, ragazzi? Centottantamila, vabbè. Buongiorno, Sam. Sam, parla Diarme. Ti abbiamo tenuto a una stanza privata. Ringrazia la Bridges. Prova un attimo per ripulirti e lavare via il tiranio. Poi vai nello studio della presidente.
Qua è distrutto. Sam, mi senti? Ah, per la miseria. Non esiste più la privacy adesso. Oh, no. Tranne quando fai la doccia o vai al bagno, ovviamente. Immagino che ti stia dando una ripulita. Bravo. Vieni nell'ufficio della presidente appena hai finito. Ti sta aspettando. Allora, ragazzi, la mostra non c'è più perché hanno perso i diritti con la director cut. Oh, mamma mia, adesso siete tutti più tranquilli. Ottimo lavoro. Ma la mostra perché non c'è più? Aiuto, è importante per la trama. Ormai, ma la sua visione può continuare a vivere. Sam, ascoltami. L'America, il ricostruzionismo, il suo sogno non è morto. Non ne voglio sapere. Ecco il volto della nuova speranza, della nuova America. Amelie. Mia madre non c'è più, ma io sono qui. La sorella? E tu, Sam, sei qui anche tu. Sono 10 anni che non vi vedete, giusto? E in tutto questo tempo lei non è invecchiata di un giorno. Lui sa perché. Il mio corpo è sulla spiaggia. Non mi è concesso di invecchiare. Eh? Ma a te sì, Sam. Ti trovo bene. Allora fai sul serio. Vuoi ricollegare tutti quanti, tutto quanto. Qualcuno deve succedere a Bridget, Sam. Ma soprattutto, qualcuno deve portare avanti la sua visione per ricostruire il nostro paese. Samantha America Strand, la nostra nuova presidente. Un nuovo inizio per il popolo, per la nazione. Con la leadership di Amelie, ricostituiremo le UCA, le città unite d'America. È così che ricostruiremo il nostro paese. Ma per farlo abbiamo bisogno di te, Sam. No, me ne taglio fuori. Ho detto addio a tutti quanti quando l'ho detto a Bridget. Non ti abbiamo mai dimenticato, Sam. Tu sei andato via. Tu hai tagliato tutti i ponti. Amelie ha messo insieme una spedizione con il meglio della Bridges 1. Ed è andata a ovest. Guidati oltre i crateri e i territori delle CIA. Li ho tenuti al sicuro mentre cercavano i sopravvissuti. Non le è mai sfuggita una CIA. Le scorgeva da lontano. Orrende, ma tremende, veramente. Abbiamo convinto una comunità dopo l'altra a unirsi alle UCA, lasciando dei nostri incaricati ad aiutarli. Ci abbiamo messo ben 3 anni, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare a Edge Not City. Siete arrivati al Pacifico? Accidenti. Sì, ma poi tutto è andato a puttane. La squadra fu eliminata e Amelie fu catturata. Che squadra? Catturata. Non mi tengono prigioniera in una cella, niente del genere. Posso utilizzare le loro strutture e parlare con te quando lo desidero, ma non lasciare la città. Tutto questo per garantire l'indipendenza di Edge Not City. Almeno questo è quanto dicono i rapitori. Vogliono che le UCA li lasciano in pace. Amelie è la loro garanzia che noi continueremo a farlo. Chi sono questi stronzi? Gli Homo Demens. Un gruppo separatista militante. Burda. Comandano Edge Not City. Ci mancavano solo loro. So chi sono. Terroristi che uccidono la gente lasciandosi alle spalle solo crateri. Esatto. Niente è impossibile per loro. Neanche provocare voragini.
tentatore suicida che ha distrutto Central Knot era uno di loro? Può darsi. Estremisti come i Demens sono ovunque. Tramano nell'ombra. Sono individualisti per natura. Nessuna organizzazione ispira questi gruppi. Li accomuna solo l'ideologia. Per aumentare un pochino tutti condividono la crisi di questo mondo. Futuro. Se noi americani non torniamo a essere uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Ho portato il messaggio di mia madre alla gente di ogni parte del paese. Però non tutti erano disposti ad accettarlo. Molte persone preferiscono rimanere isolate, stare per conto loro, vivere da sole. Come te, Sam. Credo che l'America possa solo essere ricostruita con la forza, da uomini che gli dicono che cosa fare, che li privano della libertà e li mettono in catene. Come le avete messe a me, eh? Non siete migliori dei Demens. Siete solo un'altra setta. Quelle non sono catene, Sam, ma simboli dei nostri legami. Ed è questo che ci serve adesso. Non stare separati, ma tornare insieme per formare nodi chirali e nuovi legami. Sam, vogliamo che tu vada a Ovest per finire ciò che Amelie ha iniziato. Quelli che lei ha lasciato sul posto hanno attivato i terminali della rete chirale. Ma questi terminali sono ancora isolati. A noi serve che tu li metta in rete. Mamma mia, che casino, e ragazzi. Per ti serve un Cupid. Cos'è? Una macchina? No. Questo contiene tutti i protocolli operativi e di sicurezza per integrare i terminali nella rete chirale. Ah, ecco cos'è quella roba. Portalo con te a Ovest, Sam, e ricollega la gente della nostra grande nazione. E quando arrivi a Edge Not City, trova Amelie e riporta a casa. Ma subito così? C'è subito una missione così complessa, gli affidano? Dopodiché assumerò la presidenza per continuare il lavoro di mia madre e salvare il paese. Questo era il suo ultimo desiderio, ed è questo che serve per progredire. Ti prego, Sam. Abbiamo bisogno di te. Mi chiamo Sam Porter Bridges, non più Strand. E poi non sono neanche parte in causa, ed è tutta colpa vostra. Non voglio avere a che fare con te o con chiunque altro, mai più. Aspetta! È un ologramma. Visto? È come se non esistessi, come è sempre stato. Sam! Sam! Sam, aspetta! Fermati! Ascoltami, l'America ha bisogno di te, di tutti e due. Coprire il mondo di cavi non ha messo fine a guerre e sofferenze. Non stupitevi quando tutto si sgretolerà se ci riproverete. Gira e rigira è lo stesso. Connettere, riconnettere, non è così semplice. Va bene, Sam. Adesso calmati, ho capito. Non devi per forza decidere ora. Perché non vai a riposarti? Buona idea. Tutti dobbiamo riposare. Se aspettiamo troppo, magari finiamo per riconnetterci con l'aldilà. L'intervento di manutenzione è terminato. Per la messa a punto sono serviti degli aggiustamenti. Adesso lo puoi usare. Ma come, non era da smaltire, adesso invece si può usare. Per una volta Dooms e BB sembrano un'ottima combinazione. O chissà, magari tra voi due potrebbe esserci una particolare affinità. Oh. Vedremo, vedremo. Grazie confettino eritropoteina e Kazuya. Sam. La spiaggia. Ascolta, tu
sei Sam Strand. No, non è vero. Non più. Mi chiamo Sam Porter Bridges. È una parola strana, Strand. Strand può indicare un filo, un legame. Quella tra l'altro è... significa spiaggiarsi. È l'arcobaleno. Ed essere stranded significa non poter tornare a casa. E ora io sono bloccata, Sam. Qui, sulla costa del Pacifico. A migliaia di miglia di distanza, il nostro legame resiste ancora. Tu sei libero, ma noi siamo ancora connessi. Non dirmi che non è così. Però non mi tornano le date, cioè non mi tornano le età più che altro. Perché lui si vede da bimbo con lei che è rimasta uguale perché non è invecchiata, perché il corpo è rimasto lì. Ora dovrò capire perché. Lui invece da bambino è diventato adultissimo. Ma quindi, però la madre... Torna da me, se... O era la sorella maggiore, era più grande di lui di 20 anni, non lo so. 20, 30 io anni. Io ti aspetterò. Mi torna tanto. Vabbè, grazie a Frost Witch e a Violet Puppy Girl, benvenuto. Non mi torna. Vedremo. Ma c'è scritto nel titolo, oddio Cristo. Aspetta. Ah, spiega tutto? Bene, pensavo ci fossero delle cose lasciate al 2, grazie a Glitch Game. Buongiorno, Sam. Bene, sono contento. Comunque per ora, nonostante le domande, si capisce tutto, cioè... Cioè, si capiscono anche le domande che ti fai, questo è un po' il senso, capito? Che non è vago, comunque è bello preciso sulle cose, però chiaramente ti fai delle domande su quello che ti propone il gioco. Quindi, per ora, easy. Mi piace. Sam, parla da Yarman. Hai dormito come un ghiro, eri proprio sfinito. Eldur 9 ha donato 100 pippoli. Dario Do magli sul pisello un paio di volte. No. Entraci quando devi riposare, controllare la temperatura o rivedere le informazioni. Hai dei dubbi, chiedi pure al nostro staff. Ma prima di chiedere, perché non dai un'occhiata da solo? Scopri come lavora la Bridges. Questo scomparto eliminerà la materia virale dalla tua tuta. A proposito di tute, blu per i corrieri, rosso per i sanitari, arancione per lo smaltimento di cadaveri e nero per la vigilanza. Ok. Sam, parla Deadman. Ho calibrato il BP in base ai dati fisiologici che ho raccolto da te prima. Ma è solo approssimativo. Quando l'avrai provato, potremo controllare la vostra sincronizzazione e regolare la sensibilità del BP. Ma questo portachiavi, boh, assomiglia un botto, ragazzi, ai leader dei Demons. Boh, cioè, la maschera, il cascone... Ah, il simbolo di Kojima, ok, ok. Oh, ragazzi, io direi di fermarci qui per ora, che ore sono? 3:15. Dai, mi fermo qua e siamo levati dal cazzo, tra virgolette, perché è stato fighissimo. Il prologo e il capitolo 1 inizia il, credo, il gioco vero e proprio, no?